Oltre 1000 ballerini provenienti dalle società sportive delle province di Matera e Potenza si sono esibiti al Pala Ercole di Policoro in occasione della prima Cheats Cup Basilicata, una domenica in cui tanti spettatori presenti hanno avuto la possibilità di ammirare le coreografie ed assistere alle premiazioni di piccoli e grandi ballerini che si sono esibiti in danze artistiche, caraibiche, liscio, folk romagnolo e non solo. Un tripudio di colori e passi di danza per una gara che ha permesso ai partecipanti di esprimere la propria capacità, il proprio talento e lo spirito di sana competizione. La manifestazione rientra nel circuito nazionale del Coordinamento Italiano di Danza Sportiva, che mira a realizzare un calendario comune per la danza sportiva italiana, coordinando l'attività di tutti i suoi tesserati che operano non solo all'interno della FIDS, ma anche in differenti realtà, enti e progetti. Obiettivo finale: creare un ambiente condiviso in tema di regole e comunicazione, dando vita ad una community di tutti i soggetti che lavorano per favorire la crescita e lo sviluppo della FIDS. L'iniziativa andata in scena a Policoro rientra all'interno di un ambizioso progetto che mira a portare in pista gli atleti di tutte le regioni d'Italia per dare vita ad un appuntamento unico ed indimenticabile nella storia della danza sportiva. Sono Giusy Molinari, tecnico di danza sportiva, insieme ad altri colleghi promotori dell'evento Cheats Cup Basilicata. La nostra mission è quella di riportare l'entusiasmo per la danza sportiva e i numeri ce lo confermano. Abbiamo avuto due concorsi, uno di coreografia che era aperto a tutti gli stili di danza, dall'hip hop agli orientali, alle danze accademiche e alle danze latinoamericane, e un concorso di social dance aperto a tutti gli amanti e appassionati di balli sociali. Finalmente, dopo tanto peregrinare in tutta Italia e nei recenti campionati del mondo in Macedonia, abbiamo il piacere di riportare i nostri atleti a ballare in Basilicata. Quindi la felicità e la gioia per questo evento è davvero immensa. Sono Chiara Filizzola, faccio parte del board Basilicata insieme a Giusy Molinari, Alessandro Stigliano, Italo Meiac e Eustachio Greco. Noi abbiamo intrapreso questa nuova avventura facendo questa competizione in Basilicata e a quanto pare sta avendo un grande successo grazie a tutti i partecipanti che ci stanno sostenendo e siamo davvero molto contenti. Vi aspettiamo con grande gioia ed entusiasmo alla nostra prossima competizione. Io ho iniziato a ballare a 4 anni, sono entrata nella Nuni Bella Dance a 9. E mi è sempre piaciuto il ballo e ho iniziato a fare le prime gare, di solito sono andate sempre molto bene e siamo arrivati a febbraio, abbiamo fatto gli assoluti e vinto 5 medaglie d'oro ed è stato bello partecipare, siamo entrati la mattina alle 8 nel palazzetto e abbiamo finito a mezzanotte e mezza, però la fatica non l'ho sentita per niente perché è stato bello partecipare, è emozionante.